Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi nascondendo all'interno impercettibili segnali in codice. Quella di oggi è una puntata ricchissima e sì, sono in mega ritardo. Quindi, bando alle ciance. Parleremo delle prime recensioni di Skyward Sword, dei piani di Atlus per il futuro della serie di Persona e di un utente che sembra aver trovato la soluzione definitiva al problema del Joy-Con Drift. Ma non solo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Se poi volete dimostrarmi di essere Poracci al 100%, potete unirvi al mio Patreon, il Porion. Con un piccolo contributo mensile potrete infatti ricevere delle ricompense a dir poco poracce. Se siete interessati vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Mentre ci avviciniamo alla fine del ciclo vitale di Smash Ultimate, dal nulla è spuntato il suo successore spirituale, Sakurai Fatti da Parte. È arrivato Nickelodeon All-Star Brawl. Sì, poracci, avete capito bene. Si tratta di uno Smash dedicato ai vari cartoni prodotti dalla Nickelodeon, il che significa che a partire da quest'autunno potremmo dare via a degli scontri che vedranno protagonisti SpongeBob, le Tartarughe Ninja, i Rugrats, il mondo di Tom Berry e tanti altri. Sono sicuro che tra i 14 nomi svelati fino ad ora si annidano tanti dei protagonisti dei vostri cartoni animati preferiti e in attesa che venga svelato il roster completo è giusto farsi prendere dall'hype. Su IGN è stato annunciato che il gioco comprenderà ben 20 livelli e avrà modalità sia in single che in multiplayer. Attenzione perché nonostante il concept molto intrigante, quasi tutti i cloni di Smash falliscono miseramente nel risultare altrettanto divertenti. Speriamo che nonostante il titolo ultra generico, All-Star Brawl riesca a distinguersi dalla massa di produzioni ispirate a Smash. Il gioco uscirà su tutte le console. Cosa ne pensate? I fan dei JRPG ameranno particolarmente questa puntata perché, oltre alla serie di Persona, anche Octopath Traveler potrebbe fare un ritorno in grande stile. Uno dei migliori JRPG per Switch, ora disponibile anche su Game Pass, non ha ancora ricevuto un seguito ufficiale, nonostante lo spirito della serie sembri sopravvivere in Project Triangle Strategy. Il profilo Twitter ufficiale del gioco, per celebrare il terzo anniversario della sua uscita, ha pubblicato un tweet che ha riacceso le speranze dei giocatori, che recita più o meno così: oggi è il terzo anniversario di Octopath. Noi del team di sviluppo lavoreremo sodo per poterci imbarcare in una nuova avventura con tutti voi. A cosa si staranno riferendo? A Triangle Strategy o a Octopath 2? Che a questo punto sarebbe più giusto chiamare 16 Path, no? No. Vabbè, secondo voi è in arrivo un seguito? Ma passiamo alle notizie del giorno. Finalmente abbiamo le prime recensioni di Skyward Sword in HD. Famitsu gli ha dato 34 su 40. Ma che fai? Ti fidi dei giapponesi? Gli stessi che hanno dato il perfect score a Nintendogs? No, meglio di no. Piuttosto, ascoltate il Poro Michele. Skyward Sword in HD è una bomba, e fossi in voi non me lo farei sfuggire. Ho avuto la possibilità di giocare al titolo in anteprima e di recensirlo su EveryEye, quindi se volete intanto un primo parere approfondito, recuperate pure la mia video recensione presente sul loro canale. Quello che vi posso dire intanto è che pur essendo uno degli scettici che si è avvicinato con parecchi pregiudizi a questa operazione di remaster, giocandola mi sono dovuto ricredere in toto. Questa versione in HD si configura come un'operazione di restauro estremamente conservativa e non c'è nulla che stravolge il gioco, ma tutte le modifiche apportate sono state pensate per ottimizzare l'esperienza complessiva. Il risultato è che il 90% delle novità di questa remaster saranno impercettibili a chi gioca a Skyward Sword per la prima volta, ma si tratta di elementi che fanno la differenza. E sul serio. Nel 2011 ho fatto veramente fatica a giocare a questo capitolo, invece su Switch me lo sono letteralmente divorato. Tutto è più fluido, scorrevole, intuitivo e meno ridondante. In un gioco dalla durata di circa 30 ore, pieno di backtracking e spostamenti non evitabili, beh, sono accortezze che fanno la differenza. Dal canto mio, questa remaster mi ha portato a rivalutare il gioco in sé e ora, sì, sto per sganciare una bella bomba,
credo di preferirlo anche a Twilight Princess. È vero, l'anniversario di Zelda si sarebbe potuto festeggiare con molte più iniziative e la voglia di giocare a Breath of the Wild 2 è tantissima, ma non sottovalutate Skyward Sword in HD. Abbiamo finalmente l'edizione definitiva di quello che doveva essere da subito un episodio fondamentale per la serie. E ora, senza l'obbligatorietà dei motion control e la limatura di alcune scelte di game design, lo si può giudicare con molta più facilità. Io ve lo consiglio col cuore. Voi poracci, pensate di prenderlo? Amanti dei JRPG, fate molta attenzione perché Atlus sembra intenzionata a sganciare delle belle bombe in occasione del 25esimo anniversario della serie di Persona. E chissà se qualcuna di queste iniziative sarà rivolta alla platea di Switch. Sulla console ibrida abbiamo Joker in Smash e abbiamo anche Strikers, il seguito Musou del quinto capitolo. Ora, Atlus, che cosa aspetti a far arrivare anche Persona 5 o la sua versione Royal su Switch? Il pubblico non aspetta altro ed è sicuro che un porting del genere venderebbe come il pane. In occasione del 25esimo anniversario della serie, Atlus sta preparando dei festeggiamenti in grande stile e in attesa della ricorrenza esatta, che cadrà il prossimo settembre, è stato addirittura aperto un sito dedicato. Il portale, rivolto al solo pubblico giapponese, anticipa l'annuncio di ben 7 diversi progetti relativi all'universo di Persona, che saranno svelati a partire da settembre 2021 fino all'autunno del prossimo anno. Anche la divisione occidentale di Atlus ha rilanciato l'evento, ricordando al suo pubblico la ricorrenza e invitando a tenere gli occhi aperti per un anno all'insegna di Persona. Poracci, voi cosa credete che verrà annunciato? Magari gli utenti Nintendo potrebbero finalmente ricevere il porting di Persona 5, o magari il seguito di Persona Q2 apparso su 3DS. Le possibilità sono tantissime. Anche le remaster dei capitoli precedenti andrebbero bene. Vi aspetto nei commenti, sono curioso di sapere la vostra. Recentemente abbiamo parlato del Drift e della possibilità che si ripresenti anche su Switch modello OLED. C'è un piccolo aggiornamento però, non si tratta di una dichiarazione ufficiale da parte di Nintendo, ci mancherebbe altro. Ma un utente sembra aver trovato una soluzione definitiva a questo odiosissimo problema. Vediamo di cosa si tratta. Con Joy-Con Drift si indica un problema diffusissimo sui Joy-Con che si presenta quando le levette analogiche iniziano a registrare degli input anche se in posizione di riposo. Questo si traduce, nella stramaggioranza dei casi, nel personaggio di gioco che si muove da solo o la telecamera che si sposta senza controllo. Il difetto è strutturale e per quanto esistano dei rimedi per ovviare al drift, tutti questi sono solo provvisori e prima o poi il difetto si ripresenta. Ora lo youtuber VK sembra aver trovato una soluzione definitiva. Secondo VK, il problema si presenterebbe perché con l'utilizzo prolungato si allentano alcune viti interne e si viene a creare dello spazio che non tiene più saldi tra di loro i componenti della levetta analogica. Applicando pressione costante sulla scocca anche esternamente, è possibile notare come il drift sparisca e la soluzione proposta da VK è in realtà molto semplice. Basta aprire il controller e inserire un piccolo pezzo di carta che faccia da spessore esattamente dove è collocato l'analogico. Aggiungendo questo piccolo rialzo di circa un millimetro, si andrebbe a ricreare la compattezza iniziale, impedendo così il presentarsi del drift. Lo youtuber afferma che con questo metodo è riuscito a riparare vari modelli, che dopo 2 mesi di utilizzo ancora non hanno mostrato segni di drift. Vi lascio il link in descrizione per vedere tutto il procedimento da seguire. Voi, poracci, lo proverete? In fondo sembra abbastanza facile da eseguire, fatemi sapere. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Skyward, Michele Drift, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Dopo 10 anni che pronuncio Skyward Sword, ho scoperto che si pronuncia Sword. Sword. Fuck.